numeri già o previsioni sull'occupazione appunto dei posti in ospedale e il rischio, diciamo così, della curva dei contagi è già, si può riflettere, si può vedere rapidamente già sul sistema sanitario di nuovo come in passato? Ma assolutamente sì, considerate che in questo momento abbiamo circa la metà, 10 regioni italiane che hanno già superato la soglia del 30% di occupazione di posti letto in terapia intensiva per i soli malati Covid, perché poi ci dobbiamo aggiungere chiaramente gli altri malati che hanno bisogno della terapia intensiva, con situazioni particolarmente problematiche in alcune province. Brescia in questo momento ha saturato le terapie intensive, è notizia di ieri che si è superato il 90% di posti occupati. Considerate che nell'ultima settimana abbiamo registrato il record assoluto, da quando registriamo questo dato, di ingressi settimanali in terapia intensiva. Quindi direi che la situazione è assolutamente pericolosa e bisogna agire subito. Io non so se avete notato, ma nel mio intervento precedente non ho mai nominato la parola lockdown, che eliminerei completamente dal nostro vocabolario, perché la comunicazione del rischio è un qualcosa di importantissimo e il lockdown rimanda a quello che è accaduto esattamente un anno fa e che non è la situazione che noi abbiamo oggi, perché oggi fortunatamente avremmo dovuto mettere a punto dei sistemi che ci permettono di agire in maniera chirurgica. Vi faccio un esempio proprio a partire dai dati. In questo momento la Sardegna ha un'incidenza di 40 casi ogni 100.000 abitanti, la Valle d'Aosta 76, la Calabria 76 e la Sicilia 78. Per quale motivo queste regioni dovrebbero subire un lockdown? Un commerciante sardo o uno studente sardo dovrebbe rimanere a casa? Quindi lei dice comunque lo schema delle zone dei colori... Lo schema delle zone può rimanere, il problema è utilizzare dati attuali e soprattutto restringere i parametri, perché abbiamo un nuovo scenario che è quello delle varianti. Delle varianti, chiaro, sì, d'accordo. Di solito si litiga, sono d'accordo, anche sull'abolizione della parola. Va bene. No, è perché voglio utilizzare una parte del...